Ragazze, eccomi tornata in un nuovo video. Oggi voglio registrare un video diverso dal solito. Si tratta sempre di un video haul. Devo mostrarvi i capi che ho ricevuto da due siti, The Naked e da Shein. Come sempre di tutti i capi vi lascio i riferimenti qua sotto nell'info box. Però stavolta ho deciso di registrare questo video haul con i vestiti indossati mentre chiacchiero, mentre ve li mostro. Non so perché, ma avevo voglia di cambiare. Il solito video haul non è che mi ha stufato, perché sicuramente comunque ne registrerò, continuerò a registrare anche quella tipologia di video, però oggi avevo voglia di provare qualcosa di diverso. Quindi partiamo subito da questo capo che ho scelto sul sito di Naked. Tra l'altro avete il 20% di sconto se acquistate su questo sito utilizzando il codice coupon GIADAFRA20. Comunque vi lascio tutti i dettagli qua sotto nell'info box. Il codice sconto è valido su tutti i capi presenti sul sito. Questo è un sito che veramente mi ha lasciato senza parole. Sono stata molto contenta dei capi scelti, sono veramente di ottima qualità, fatti molto molto bene. Ora non ricordo i prezzi di ogni singolo capo, però vi linko tutto qua sotto, quindi se vi possono interessare basta aprire i vari link. Quindi partiamo da questa maglietta barra felpa, perché in realtà il tessuto è proprio quello di una felpa. L'ho scelto di questo colore verde militare, non avevo nessuna maglietta di questo colore e quindi mi sembrava una buona alternativa al solito nero, bianco, grigio, che ne ho veramente tantissimi. E di questa magliettina ho scelto la taglia S. Infatti mi sta secondo me leggermente larga, specialmente qua sui fianchi verso la fine cade un pochettino morbida, forse l'avrei preferita leggermente più aderente. Infatti inizialmente avevo scelto una XS, però poi la taglia non era disponibile e ho scelto quindi una S. La cosa che mi piace tantissimo di questa magliettina è questo particolare, perché da una parte c'è la classica manica a manica lunga, ma dall'altra c'è il braccio completamente scoperto, è scoperta la spalla, è scoperto anche un pezzo della schiena. E questo dettaglio veramente lo trovo molto molto carino, mi piace tantissimo. E anche indossata non è affatto male, la qualità di questo maglione è veramente molto molto alto, tipo la qualità di Zara, e sono rimasta veramente molto molto contenta di questo primo capo che ho scelto. Spero tra l'altro di essere sempre perfettamente a fuoco, perché sto utilizzando la mia solita Canon e non mette a fuoco in automatico, quindi speriamo che sia tutto a fuoco. In caso se dovesse qualche immagine essere fuori fuoco, mi scuso già adesso. Basta, non si vede, non riesco a farvi vedere com'è indossata, anche perché se mi allontano vado fuori fuoco, quindi è meglio restare qui. Però sotto indosso dei jeans skinny a vita alta, e questo genere di magliettine, maglioncini, mi piace tantissimo indossarli con i jeans ultra skinny a vita alta. Adesso passiamo al prossimo capo, quindi cambio! Il prossimo capo che voglio mostrarvi è questo maglioncino rosa pink, un colore super acceso. Anche di questi maglioncini c'erano altri colori, come ad esempio grigio, verde, il colore del capo precedente, e anche altri che però ora non ricordo. Di questo maglioncino ho preso la taglia XS e è perfetta per me. L'ho scelto rosa proprio perché volevo un maglioncino con un colore super super acceso, e la cosa che mi piace tantissimo di questo maglioncino sono le maniche, sono veramente ampissime con tre volanti come potete vedere. Questo genere di maglioncini mi piace indossarli in questo modo, quindi tenendo la parte davanti del maglioncino all'interno dei jeans, mentre la parte dietro lasciarla fuori in questo modo. Mi piace veramente tanto indossare i maglioncini in questo modo quando cadono leggermente morbidi sui fianchi. Adoro, come vi dicevo prima, il dettaglio delle maniche. Sapete che mi piacciono le maniche molto ampie, ho un sacco, ho parecchi maglioncini strutturati con le maniche in questo modo, ma di questo colore mi mancava e quindi ho scelto questo. Anche la qualità di questo maglioncino è veramente molto buona, più o meno sì, con questo sito siamo sulla qualità di Zara, come dicevo prima. Non tiene super super caldo, però non è neanche troppo leggero, quindi secondo me è perfetto da utilizzare sia in autunno ma
è perfetto anche per l'inverno. E adesso passiamo al prossimo capo, quindi cambio! Questo è il terzo capo che ho scelto e anche questo un maglioncino, mi piace tantissimo, anche questo è fatto veramente benissimo. Questo l'ho scelto in taglia S, proprio perché anche in questo colore la XS era terminata. Forse sarebbe andata tranquillamente bene anche una XS, perché comunque è un maglioncino che cade, che resta comunque molto morbido. Quindi in questo caso, quando i maglioncini di base sono belli ampi, scelgo sempre la taglia più piccola che propongono. E tra l'altro su questo sito, oltre alla XS, c'è anche la XXS, quindi se siete piccoline, se siete più minute, c'è anche la taglia ancora più piccola della solita XS. Comunque anche di questo maglioncino c'era in altre varietà di colore. Io ho adorato questo colore, lo trovo veramente perfetto per questa stagione. E poi amo questo maglioncino. L'unica pecca, se così possiamo chiamarla, è che c'è una scollatura abbastanza profonda sul davanti. Ma ho pensato, perché non indossare questo maglioncino al contrario, per avere la scollatura quindi sulla schiena. Dopo provo e vediamo insieme com'è. Ancora non ho provato, sono molto curiosa. Oppure si può tranquillamente portare con sotto una t-shirt che sia bianca o nera, una magliettina a maniche corte o una canotta basic, secondo me siete a posto. Adesso però voglio provare a cambiare il maglioncino, metterlo al contrario e vedere com'è il risultato, quindi mi cambio. Cambio fatto, volendo anche in questo caso si può inserire, se vi può piacere come cosa, il maglioncino all'interno dei jeans o anche soltanto da un lato. Mi piace portato inserito anche soltanto da un lato e non sia a destra che a sinistra, insomma. E vediamo dietro, faccio vedere perché io non riesco a vedere. Questo è il maglioncino indossato nello stesso modo ma dietro. Ci può stare secondo voi indossato anche in questo modo o invece no, si capisce che è al contrario? Non riesco a vedermi benissimo dallo scrivino della videocamera e non lo so. Però, sì, beh, qui c'è l'etichetta, dà un po' fastidio sul petto, però non mi sembra male. Sicuramente la utilizzerò anche nel verso giusto, ma ovviamente con una canotta sotto, qualcosa di basic. Ne ho ad esempio qualche d'una di The Zenith che trovate sempre, ci sono tutto l'anno in negozio, non costano tantissimo e quelle sono perfette da utilizzare con maglioncini che hanno una scollatura molto pronunciata. E adesso passiamo all'ultimo capo che ho scelto sul sito di Naked e quindi direi cambio! E questo è l'ultima maglietta che ho scelto sul sito di Naked. Devo dire che quando l'ho vista e l'ho indossata ho detto wow, è troppo troppo bella, mi piace tantissimo. Innanzitutto perché sembra una semplicissima maglietta, una t-shirt basic, anche di queste c'erano tantissimi colori, c'era la classica bianca, nera, grigia, colori fluo come ad esempio corallo fluo, giallo fluo se non ricordo male, c'era anche colore bubblegum, insomma tantissimi colori. Io ho scelto questo colore rosa pastello che mi piace molto. E questo genere di magliette t-shirt molto basic le utilizzo durante tutto l'anno, che sia autunno, inverno, primavera, estate, veramente le utilizzo sempre. In inverno magari con sopra un cardigan o anche in autunno, però tranquillamente anche in estate con degli shorts in jeans. Veramente sono quelle magliettine che bisogna sempre avere nel proprio armadio perché si indossano in qualsiasi occasione. E la cosa bella di questa magliettina, che all'apparenza sembra davvero molto semplice, è la parte dietro perché è super scollata. Preparatevi e voilà! Guardate che scollatura pazzesca che c'è sulla schiena. Mi piace tantissimo. Sicuramente se avrò possibilità ne sceglierò anche di altri colori, come ad esempio la nera, che è veramente anche indossata con, come in questo caso, dei jeans neri a vita alta, skinny, con un po' di strappi sulle ginocchia, un classico look total black, ma che con questo dettaglio sulla schiena, questa scollatura un po' pronunciata, fa sicuramente la differenza. Ok, vi ho mostrato tutti i capi di Naked, quindi adesso passiamo a quelli di Shein e direi cambio! Questo è il primo capo che ho scelto sul sito di Shein e anche questo mi piace,
assomiglia tantissimo al maglioncino rosa, rosa acceso che vi ho fatto vedere prima, perché le maniche più o meno hanno lo stesso risultato. Anche qua sono maniche ampie con i tre volant, quindi più o meno ci siamo come stile, come modello. Questo l'ho scelto con un colore, di un colore leggermente più chiaro, rosa, rosa antico, rosa cipria. Però l'unica cosa, l'unica pecca di questo maglioncino è che, come potete vedere, le maniche sono un po' troppo corte per me. Ho scelto di questo maglioncino la taglia S, probabilmente se avessi preso una M la lunghezza delle maniche sarebbe stata, non dico perfetta, ma quasi. Perché poi per il resto il maglioncino mi va bene, è un maglioncino che non resta troppo lungo, infatti per questo motivo anche lui l'ho messo all'interno dei jeans, però se volete vi faccio vedere, ecco qui. Vedete, non è un maglioncino lunghissimo, quindi non essendo troppo lungo mi piace infilarlo all'interno dei jeans. Sicuramente comunque le maniche sono decisamente troppo corte, peccato perché nel complesso mi piaceva davvero tanto, mi piace anche il dettaglio del girocollo fatto un po' a barchetta, però si nota proprio che ho sbagliato taglia perché non sono neanche tre quarti, è proprio una lunghezza completamente sbagliata. Mi sono appena resa conto che mi sono dimenticata di dirvi le taglie dei capi precedenti. La maglietta che vi ho mostrato prima di questo capo, quella maniche corte, color pastello, la t-shirt in semplice con la scollatura sulla schiena, quella l'ho scelta in taglia XS, comunque magari vi metto il dettaglio delle taglie che ho preso qui sotto nell'info box, così in caso potete regolarvi. Comunque ho scelto la taglia XS e come avete potuto vedere resta comunque lo stesso molto, molto ampia, quindi se portate solitamente una S vi consiglio di prendere una XS. E delle altre non ricordo se vi ho detto la taglia, in caso qua sotto nell'info box trovate tutto. Adesso passiamo all'ultimo capo che ho scelto sul sito di Shein e quindi direi cambio! Per variare, perché avete visto soltanto per il momento capi per la parte superiore del corpo, stavolta invece vi mostro una tutina. Ho scelto questa tutina sul sito di Shein che devo dire mi piace. L'unica pecca è che tutte queste paillette che vedete grattano tantissimo, graffiano un sacco la pelle, specialmente nell'indossarla. Ho scelto di questa tutina una taglia S, quindi non è... Aiuto, si erano incastrate due paillette. Stanno chiamando, cose che capitano. Dopo lo richiamo. Comunque stavo dicendo, ho scelto una taglia S e quindi essendo comunque una tutina che resta, come potete vedere, abbastanza, non troppo aderente, però comunque non è super ampia. Nel metterla, non essendoci bottoni, zip, ma soltanto l'elastico in vita, graffia tantissimo le spalle e le braccia nell'infilare appunto le braccia nella tutina. Questa è veramente l'unica pecca perché è super fastidioso quando bisogna indossare. Poi una volta indossato più di tanto non danno fastidio, si sentono leggermente, ma quando si deve mettere... aiuto, c'è da mettersi le mani davvero nei capelli perché tira tantissimo. Un'altra cosa che è arrivata insieme alla tutina è questa cintura con le nappine, però mi ricordano tantissimo, non so perché, le tende antiche, sarebbe da legare in vita in questo modo, non so se riuscite a vedere, però non mi piace assolutamente e quindi sicuramente la indosserò senza questa cintura che... un po' non mi piace. Comunque è una tutina con le maniche lunghe, trasparenti, ricoperte di paillette in oro rosa su base color carne. Appena l'ho vista davvero sul sito mi ha fatto impazzire, perché ho detto mamma mia quanto bella, e l'ho pensata da indossare avendo anche comunque, non so se vi ho fatto vedere prima o se ci avete fatto caso, avendo una scollatura abbastanza importante sul décolleté. L'ho pensata come, e comunque avendo un sacco di paillette eccetera, l'ho pensata perfetta per la sera di Capodanno il 31 dicembre per festeggiare la fine dell'anno e l'inizio dell'anno nuovo. Sicuramente da indossare con delle calze lunghe coprenti nere, magari da indossare anche con uno stivaletto con il tacco, ad esempio ne ho uno di ASOS che ho preso l'anno scorso che mi piace molto e che secondo me è perfetto con questa tutina. Comunque, dietro, non so se riuscite a vedere tutto il look, è fatta così, è a pantaloncino, ovviamente essendo una tutina, il pantaloncino non è lunghissimo
è sì pronunciata, ha sì una bella scollatura pronunciata sul davanti, però essendo comunque abbastanza aderente, più di tanto, non so, non si nota tantissimo, diciamo. Può piacere, come può non piacere, sicuramente una tutina non adatta a tutte le occasioni, però boh, mi è piaciuta e alla fine ho scelto questa. E nulla ragazzi, vi ho mostrato tutte le cosine che ho ricevuto per quanto riguarda la categoria fashion abbigliamento nell'ultima settimana. Io spero che questo video vi sia piaciuto, che questo video leggermente diverso dal solito vi sia piaciuto. Se è stato così vi invito a mettere un bel pollice in su, così magari nei prossimi mesi, se dovrò registrare altri video haul, ogni tanto li farò ancora così. Vi ricordo anche di iscrivervi al canale per non perdere tutti i prossimi video e vi ricordo anche di attivare la campanella che trovate qua sotto, così ogni volta che caricherò un nuovo video vi arriverà la notifica. In questi ultimi mesi non sono più riuscita a caricare i video come facevo prima, ovvero tutti i martedì, tutti i venerdì e tutte le domeniche, quindi è bene attivare la campanella, così almeno quando caricherò un nuovo video vi arriverà la notifica. E nulla ragazzi, vi mando un grandissimo bacione e noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Ciao!